Buonasera e benvenuti a quest'ultimo incontro del pomeriggio. Grazie di esserci ancora, di resistere insieme a noi. Assolutamente, Appunto, se ci sarete fino alla fine. Allora, io sono Stefania Iannizzotto, sono una linguista dell'Accademia della Crusca e accanto a me c'è Daniele Chieffi che è tutto quanto. Lei mi ha abbandonato. poi quando prendo la A parola Daniele dopo. Chieffi. Allora, quando Marco mi ha chiesto di partecipare a questo seminario, e questo è stato il titolo con lo spunto che mi ha suggerito, la cosa chiaramente mi ha spaventata. Algoritmi, questi sconosciuti, o per una linguista, algoritmo è linguistica computazionale. Dicevamo che quando Marco mi ha appunto fatto cenno all'argomento di questo seminario, la prima cosa che ovviamente mi è venuta in mente è la linguistica computazionale e i meandri della linguistica computazionale. La cosa chiaramente mi ha spaventato, non essendo una linguista computazionale. Però è chiaro che tutto quanto poi diventa lingua nelle nostre tastierine passa in profondità, chiaramente, per un codice binario. Che l'utente che noi non vediamo, ma che in realtà c'è. Ed è una delle prime grandi trasformazioni di questo modo di comunicare la scrittura. Se pensiamo a tracciare manualmente dei segni su carta, a la stampa, a pigiare il tastino sulla tastiera touch. Ovviamente nel mio immaginario c'era anche lui e questo non poteva mancare. E ho accettato solo per poter fare una diapositiva. Così. In realtà è chiaro che ci si chiede subito, cioè a una linguista viene in mente, quali sono le conoscenze che dovrebbe avere una macchina per riuscire poi a riprodurre e a simulare quella che è una mia competenza, quella che ovviamente mi qualifica in quanto essere umano, che mi distingue dal resto degli altri esseri viventi, che è appunto la capacità di parola, di produrre, di pensare, di dar senso e di relazionarmi tramite questa ad altri esseri umani. E chiaramente sono specifiche un po' tecniche, però. La fonetica, l'acustica, la prosodia, le macchine dovrebbero conoscerla, apprenderla, riprodurla. Stessa cosa con lessica e morfologia, la struttura di una parola nelle sue parti e il significato che hanno queste parole. Ancora più difficile metterle insieme e comporre una frase che abbia senso. È ancora più difficile associare significati particolari in base ai contesti linguistici e quindi alle situazioni comunicative. Un esempio molto banale, per esempio, potrebbe essere un proverbio che linearmente dice una cosa e noi sappiamo già che il suo significato è altro. Questo dovremmo insegnarlo ai computer, in parte lo abbiamo anche fatto. Come abbiamo fatto? Chiaramente, linguisti e informatici insieme analizzano messe di dati, cercano di farli acquisire alle macchine, sviluppano programmi, software in grado di farli. E elaborano dei modelli. Appunto, prima dicevamo queste istruzioni passo passo che ci insegnano, che insegnano alle macchine a riprodurre il nostro linguaggio. Quindi, trattare automaticamente, trasformare, il linguaggio naturale. Molte di queste applicazioni ci sono note, anzi, quasi non le avvertiamo più come parte di noi di cui si è appropriata la macchina. Che il correttore automatico ci corregga è quasi normale, spesso poi sbaglia anche, lo ricorreggiamo noi, e quindi si è persa questa, cioè l'idea che sia altro da noi, cioè conversiamo, abbiamo un rapporto anche con la macchina. In questo momento sempre guidato, chi usa Siri parla con Siri, non si sente pazzo nel farlo, a qualcosa risponde, quasi. E via così dicendo. Altre applicazioni, una semplice ricerca in rete, è chiaro che tutta l'operazione di ricerca in rete, le istruzioni che hanno i motori di ricerca per recuperare le informazioni, l'indicizzazione, le marcature, tag. Sono delle cose a cui siamo abituati. Ma appunto, dicevo, non sono una linguista computazionale, quindi non mi addentrerò di più in questi argomenti. E partirò, Marco non c'è, ma gliel'avevo detto,
da le considerazioni che una linguista può fare rispetto alle interferenze di questi algoritmi con le nostre abitudini e con i nostri usi nella scrittura. La paura di Marco, appunto, la sollecitazione era: mandano le parole, ce le portano via, ci guideranno, scriveremo come dicono loro o manterremo una certa autonomia nel farlo? Vedo qualche volto scoraggiato. Allora, questo è Marco che mi scrive. Ora, non voglio fare la maestrina che segna con la penna rossa, anche se sembrerebbe. È solo una messa in evidenza, perché in realtà, tecnicamente, se volessi indicare un errore, errore, forse da maestri, cioè da prof con la penna blu, e il po' con l'accento. Ma anche questo voi mi direte, ma non sono io. Cioè questo è l'allora T9, l'autocompletamento, cioè è la macchina. E siccome io scrivo di fretta, e non torno indietro a ricambiarlo. Quindi io lo so. Ora, vediamo. Le altre due cose in realtà non sono dei veri e propri errori. Sono delle spie di quanto ormai in maniera quasi naturale abbiamo assimilato e fatto nostre delle caratteristiche proprie di un certo tipo di linguaggio, che però sconfina dall'ambito in cui è nato in altri ambiti. Questo è l'inizio, l'incipit di un'email. Su questo tornerò dopo. Allora, se qualcuno di voi per caso si fosse trovato a partecipare alle giornate di formazione per i giornalisti in Crusca, no? Ok. Una volta. Forse saprà che, magari, appunto, chi non c'è stato si stupirà, come si sono stupiti dei docenti che sono venuti in visita l'altro giorno, che in realtà l'idea di lingua scritta, letteraria, che ci riportiamo dalla scuola, dai nostri studi, è stata abbastanza scardinata nella descrizione, nell'analisi, nell'indagine che ne fanno i linguisti. Non è più un monoblocco, cioè un monolite con delle determinate caratteristiche che sono quelle e non altre, che tutti devono seguire in maniera pedissequa sempre. Ma i linguisti si sono costruiti uno spazio linguistico, ed è una metafora abbastanza chiara, e in questo spazio si muovono seguendo delle coordinate chiaro, di tempo, quindi la lingua letteraria del passato, se vogliamo adesso appunto con la tecnologia anche la lingua del decennio scorso, ma anche di 2 anni fa rispetto a quella di adesso, potendo appunto leggere in questo excursus già dei cambiamenti di luogo, e anche questo è abbastanza chiaro, il mio accento più che il mio cognome vi riporta nel meridione, quantomeno. Non so quanto siate capaci di geolocalizzarmi esattamente, ma l'apertura vocalica, una certa intonazione, più giù. Sì, sì. E questa è un'altra spia. Cioè il mio italiano potrebbe essere quasi perfetto, ma chiaramente non è standard. C'è qualcosa che lo tradisce e che lo connota, come prima sentivamo i torinesi, i veneti. Cioè sì, è una marca. E anche questa cosa è importante, soprattutto adesso, perché nella comunicazione mediata dal computer, ora se vogliamo tecnicamente, CMT sta per comunicazione mediata tecnicamente, perché non è più soltanto attraverso il computer che passa la lingua orale nello scritto, ma attraverso tutti gli strumenti che usiamo, passano anche tratti regionali e dialettali. Quasi perdono la marca regionale e li usiamo tutti. E quindi questa cosa ci interessa. La diastratia è una delle varietà, e anche qui ci interessa, che ci aiuta ad identificare una lingua dal punto di vista della scolarizzazione, della dimestichezza che il parlante ha con la lingua. Una volta stabilito che sono meridionale, se io dico, lo dico io alla mamma, vabbè, a parte l'inflessione, se io vi dico, ce lo dico io alla mamma. Allora, questo uso del pronome C di quarta persona per la terza, la seconda e per tutti diventa passepartout, identificherebbe il mio parlato anche da un punto di vista popolare. È un tratto dialettale che passa nell'italiano dei dialettofoni, di chi ha meno dimestichezza con l'italiano. Quindi è un'altra marca che mi serve per identificarla. La diamesia. E questa è
Una volta ovviamente riuscivamo, perché era riproducibile, ad analizzare testi scritti che restavano da quando appunto abbiamo cominciato a scriverli e ce li tramandavamo. A un certo punto, con l'avvento delle macchine che ci hanno aiutato a registrare e a bloccare anche il parlato, possiamo studiare anche il parlato, e lo studiamo nelle conversazioni spontanee, registrate, e i programmi radiofonici e quelli televisivi e via dicendo. Ovviamente hanno delle regole differenti tra di loro. Cioè, ognuna di queste varietà poi segue una propria grammatica. Qualcuno dice che l'avvento appunto della tecnologia, soprattutto della diffusione della tecnologia a masse sempre più ampie, abbia un po' dato una piccola scossa a questo sistema, inserendo, volendo, un'altra varietà, che è la diatecnia. Perché è vero che se scriviamo al computer, non scriviamo come quando scriviamo sull'iPad o sull'iPhone, su un tablet o su uno smartphone. Perché la tastierina è diversa, perché i sistemi di correzione sono diversi e quindi scriviamo in maniera differente. E perché cambiano le dimensioni dello schermo. Queste varietà ovviamente poi non sono a compartimenti stagni, ma si mescolano tra di loro. Quindi in una produzione scritta noi possiamo valutare le diverse varietà con i propri tratti che le caratterizzano. Lo schermo, perché è importante lo schermo? Perché su qualsiasi manuale di scrittura per la rete la prima cosa che ti si insegna è sii breve. Breve comunque a misura di schermo, taglia in blocchi. Bene, se però lo schermo sempre più spesso è lo schermo di un telefonino, quanto breve io devo essere? Quanto devo parcellizzare? Tanto. La sintassi chiaramente sarà meno pesante che quella scritta, e ovviamente i famosi paragrafi, i blocchi inglesi, no? Dividerò la comunicazione e le mie informazioni in modo che sia più facile all'occhio e alla mia mente fare una scansione e capire. Che cosa succede? Che in realtà questo nuovo tipo di scrittura è una scrittura che non obbedisce alle regole della lingua scritta, ma le mescola a quelle della lingua parlata. È sempre stato così. Se io secoli fa avessi scritto una lettera informale o un messaggio da lasciare sul tavolo alla mamma, avrei usato un tipo di lingua, chiaramente con delle caratteristiche che non sono quelle di un testo scritto letterario. Però adesso queste scritture sono notevolmente più esposte. Cioè, le guardiamo tutte, cioè sui social network specialmente leggiamo di chiunque scriva qualsiasi cosa, e quando chiunque si accinge a scrivere, prima si diceva anche WhatsApp, non lo fa pensando di dover scrivere qualcosa, lo fa come se dicesse qualcosa a qualcuno. È immediato, è veloce, e soprattutto non è soltanto questione di cambia il supporto, è anche questione di conoscenze condivise. Quando prima scrivevo un testo non potevo dar nulla per scontato, o comunque molto meno, dovevo mettere in chiaro tutto. Adesso in una delle conversazioni su WhatsApp sappiamo di cosa stiamo parlando, l'informazione è sempre parcellizzata e presuppone delle conoscenze condivise. Anche questo nella scrittura viene fuori, mancano tantissimi marcatori che altrimenti ci sarebbero. A questo tipo di scrittura sono stati dati, cioè si è cercato di dare delle definizioni varie, quindi scrittura volatile, prima si diceva tutto quanto produciamo e mettiamo in rete sappiamo già che non esisterà più dopo un po', non lo vedremo più e quindi non esisterà più. La stessa cosa vale anche per la lingua con cui noi lo scriviamo, lo scrivo adesso ma tra un po' non ci sarà più, che importanza ha come lo scrivo? Via. Non è del tutto vero, da qualche parte lo ripesco. Quali sono le principali strategie che si hanno per riportare nello scritto il parlato? Facili, anche queste a portata di tastiera di ciascuno di voi. Chiaramente una punteggiatura intonativa, che non è quella invece sintattico-grammaticale, e che ha anche una funzione espressiva. Ovviamente non sarebbe bastata soltanto la punteggiatura, e quindi ci sono venute in soccorso le emoticons e ora gli emoji.
E quindi anche questo ci serve per supplire alla mancanza della prossemica, senza le mie manine che farei, la gestualità, il viso, il feedback che abbiamo quando siamo in presenza. Chiaramente cerchiamo di catturarlo, cristallizzarlo e riportarlo nella tastiera attraverso le faccine. E le maiuscole? Le maiuscole che hanno, anche qui, seguono una grammatica diversa da quella tradizionale. In particolare, per esempio, nei testi digitali, molte volte sui social simulano l'urlato. Adesso, per esempio, io gestisco la pagina Facebook dell'Accademia, non urlo sulla pagina dell'Accademia, ma lo uso, per esempio, per mettere in evidenza delle parole chiave, perché ancora l'editor non mi permette, soprattutto nei post, di usare il corsivo, il grassetto, e allora se devo mettere qualcosa in evidenza ricorro al maiuscolo. Ed è chiaro che il contesto disambigua o comunque rende chiara la mia volontà, non urlo. Sì, ma per esempio anche all'interno stesso di Facebook, poi nella sezione note si può anche fare. Però diciamo è una strategia che ci accorgiamo che comunque sta... anche qui. E questo un po' mi fa anticipare quello che voglio dire. Scaricare un tool per fare è già una cosa in più. E spesso nella scrittura digitata non si pensa che non serve, tanto si capisce comunque. Via. Cioè è veloce, non rimane, non lo faccio, perdo meno tempo. E dico che, anticipo un po' una cosa, perché secondo me è un po' il discorso che si fa anche con gli accenti e gli apostrofi. Non è che non lo so, o comunque me l'hanno detto talmente tante di quelle volte che ormai più o meno lo so, ma lo faccio lo stesso, cioè non ci faccio caso. Vado. C'è una strategia più breve, più veloce, che mi porta più o meno allo stesso effetto? In questo caso per esempio il maiuscolo, lo faccio, via. Via, ma perché sono testi volatili? Si ha questa sensazione che non è del tutto corretta. Quindi abbiamo detto brevità, frammentarietà sintattica, quindi tante costruzioni tipiche del parlato come è proprio quello che stavo dicendo, è che mi sono soffermata più a lungo su questo, stacco per tenere ferma l'attenzione. E appunto la scarsa importanza per gli errori. Ora, dei testi digitali si è sempre detto, ed è in parte vero, che sono ipertesti, che non sono lineari, che ti aprono mondi, reticolarmente ti portano dappertutto. Questo però ha come conseguenza l'opposto. Sono sempre di più ipotesti, sono sempre frammenti. Pensate per esempio a un tweet, che magari ti dice effettivamente, ti svela il suo messaggio completo, solo se clicchi nel link che ha legato, che riporta. Cioè una frasina, se clicchi completi il messaggio. Però il testo mi basta scriverlo in maniera frammentaria e funziona lo stesso. Chi vuole approfondire andrà. Il messaggio è passato. Il problema da un punto di vista linguistico, se appunto si hanno i mezzi, le capacità, le competenze, è di un tipo. Il fatto è che appunto questa 2.0ità, questa interazione, questo fatto che di peso tanta gente si è ritrovata senza avere nessuna idea in un ambiente in cui appunto le regole della comunicazione passano attraverso la lingua scritta a cui non era più abituato, che non praticava più e che adesso si sente tranquillo nel farlo perché tanto è roba da poco, porta in rete tantissimi tratti che magari appunto non sono quelli normativi standard. E anche qui, se restassero confinati in questo ambito, avrebbe anche un suo senso. Il problema avviene quando da questo ambito passano in altri in cui invece sarebbe bene non passassero. Quindi, oralità, dialetti, regionalismi, gergalismi e via. E nuove parole legate alla rete, che tanto ci fanno sorridere anche perché poi molte volte sono forestierismi, che in qualche modo adattati alla meno peggio, ma che ironicamente fanno parte della vita di tutti e passano anche in questo tipo di scritture in qualche modo. È chiaro che però, lungi da me, voler demonizzare la lingua della rete, ci mancherebbe.
è un'altra varietà possibile con le sue caratteristiche. E soprattutto in rete c'è tutto, cioè ci siamo noi con tutto quello che siamo e tutto quello che facciamo. E appunto c'è anche l'Accademia della Crusca e c'è anche il sito della Presidenza della Repubblica, cioè, e ci sono le biblioteche di classici italiani. E la rete è grande e ospita diverse tipologie testuali. Tutti sono testi in rete. Chiaramente qualcuno diceva hanno un diverso gradiente di digitalità. Per esempio alcuni testi chiaramente non sono nativi digitali, ma vengono poi trasposti nel digitale, altri invece nascono proprio per il digitale. E su questi che nascono proprio il digitale vale la pena appunto di concentrarsi per vedere come funzionano. La rapidità della scrittura, che quindi normalmente non ti consente di pianificarla meno, di progettarla meno, altro è stare davanti a un foglio, davanti a un computer e pensare di scrivere qualcosa e trovare un sinonimo e progettare una gittata più lunga per scrivere, per trasporre il nostro pensiero, altro è farlo in velocità e soprattutto farlo ovunque. Quella che oggi appunto si è tante volte ripetuta della protesi, di questo telefonino che non è soltanto in tasca, spesso è proprio in mano, cioè, e prima mi rendevo conto anch'io, camminavo col telefonino in mano, ma non ci facevo nulla, ma è rimasto in mano perché ormai ce l'hai sempre a portata di mano e scrivi, cioè, al treno e allora magari c'è la scala e allora magari pigi male, ma tanto è uguale e passa così sempre. Le tachigrafie, e qui ritorniamo al messaggio di Marco. Quel workshop scritto senza le vocali è una tachigrafia, è una scrittura veloce, è tipica delle scritture in rete. È passata anche in una mail che non voleva essere formale, ma era la prima mail di contatto che avevamo io e lui dopo una telefonata. Ora lì l'idea è, visto l'argomento, che l'avesse anche un po' fatta apposta, cioè ci avesse un po' giocato. Il discorso è che questo tipo di strategia, che magari inizialmente aveva motivazioni dovute allo spazio, al costo, e la connessione prima era a costo, quindi magari ci stavi meno, pagavi meno. Poi a un certo punto al limite dei caratteri, messaggini, ora Twitter, quindi lo spazio ci sto meno. Adesso è proprio diventata invece un'abitudine di scrittura, cioè quando io sono lì lo scrivo così. Cioè scrivere non, invece di non, lo fanno veramente in pochissimi ormai. E-N-N è normale, ma non lo so che si scrive, non lo scrivo dappertutto, ma sul messaggino ormai è così. Perché? Perché poi, tra l'altro, quando lo digiti più volte, il tuo telefonino lo impara e te la dà come prima opzione e tu non vai a pigiare l'altra per dirgli no, scrivilo per intero. E passa. Ah. E ci arriviamo. Ci arriveremo perché poi... lo fanno sempre meno. Lì ci siamo arrivati. Allora, questo tipo di strategie ce ne sono diverse e appunto moltissime vi saranno familiari, altre un po' meno, qualcuna sarà anche vostra, qualcuna invece vi farà già abbastanza storcere il naso. Però è chiaro che, per esempio, ma è un vezzo anche dell'oralità, molti nomi, soprattutto nei messaggini, li abbreviamo, cioè quasi nessuno mi scrive, cioè mi chiama Stefania quando scrivo, è Ste, e non c'è verso, ma questo anche parlando molto probabilmente, ma nello scritto è sicuramente così. E via anche il QND per quando è abbastanza usuale, tranne che adesso il completamento automatico te la scioglie e quindi i messaggini non costano più, te lo completa il telefonino, tu hai sempre fatto QND. E poi se te l'ha aperto lui, va bene, andato. Ho messo ovviamente solo le sigle più carine, simpatiche, amorose. Altre, e qui per esempio un esempio. Il DAIE romanesco quasi non è più percepito come romanesco, lo diciamo quasi tutti. Cioè DAIE è normale, cioè dai, basta, è passato, cioè, gira tanto in rete... che ormai lo si trova spessissimo anche in contesti in cui tu non te lo aspetteresti più, ma è meno marcato, diventa meno marcato, è diffuso. Altre strategie scrittorie che poi in realtà inizialmente nascevano come esercizi di stile o per ingannare ovviamente le parole bloccate, anche qui.
si possono bloccare anche queste, ma vai a bloccare tutte le combinazioni, poi diventa. E questa per farvi fare una pausa, e queste strategie chiaramente sono anche poi usate, appunto abbiamo visto nei marchionimi, ma anche espedienti di marketing, non sono neanche nuove. Qual è il problema di tutto questo? Appunto, passare in ambiti che non sono pertinenti. E il primo esempio che a me viene in mente, anche perché nelle mie esperienze, sono gli elaborati scolastici. Perché? Perché questi ragazzini che cominciano a scrivere quasi subito con questi strumenti e in quei contesti comunicativi cominciano ad avere questa varietà come la prima scelta. Cioè, mentre per noi che non siamo nativi digitali, i migrati, ci arriviamo dopo in qualche modo, è una competenza, una abitudine linguistica, scrittoria aggiunta, per loro è la prima. E riuscire poi a portarli, a tirarli fuori verso quella più complessa, non è sempre semplice. E chiaramente a farsene carico deve essere sicuramente la scuola, e non ovviamente ostracizzando la tecnologia, perché sarebbe la scelta più sbagliata, ma appunto diventandone competente e riuscendo un po' a far capire anche ai ragazzini fin da piccoli come usarli, quando usarli, perché usarli. È la cosa più difficile che riesco a immaginarmi, avendo fatto un po' di esperienza a scuola, però in qualche modo ci arriveremo. E nel frattempo, ti sei distratto, vuoi dire qualcosa? No. Vai, via. Allora, appunto, i rischi sono quelli che sono stati definiti di ipergrafia o di graforrea, che sarebbe poi il corrispettivo della logorrea, che è una delle mie. E, abbastanza. Il discorso è che questo modo di frequentare, in questo cioè questa nuova modalità di frequentare la scrittura senza pensieri, in parte sta cominciando a intaccare il rapporto che gli utenti hanno con la norma, deproblematizzando la scrittura. Cioè, non è più grave, non è importante. Anche, adesso io non voglio dire che sia una cosa voluta e maliziosa e cattiva, è proprio non esiste il problema. E non esiste perché sono usi talmente diffusi e persistenti e condivisi che spariscono, non li vediamo. E appunto poi farli notare diventi maestrina. E adesso ritorno a fare la maestrina. Il discorso è appunto, sono testi a perdere, ci sono adesso, non ci sono più. Li concepisco per la prima volta per il digitale, lo faccio su un supporto che non è carta e penna. Non vado più, o comunque in tipografia ci vado dopo, a stampare una cosa che ho già messo online, che ho mandato su WhatsApp e che è nata in quel contesto. E quando la riporto su carta, e ora vi faccio vedere, si riporta tutte queste caratteristiche che online andavano bene, ma che sul testo di carta a qualcuno possono anche un po' dar fastidio. E non si può non pensare che se, come una volta, per fare una locandina, fossi dovuta andare dal tipografo a comporre questo testo e poi me l'avessi anche fatta pagare e tutto il resto, ci avrei pensato più di una volta a scriverla bene, giusto? Cosa c'è che non va qui secondo voi? E ce l'avete tanto tutti sotto gli occhi, ma l'avete visto talmente tanto che secondo me non lo vedete. Cosa c'è? No, lo sa, sono autorizzata. No, allora, per esempio, la scelta del minuscolo, questo ci arriviamo, può essere anche un fatto grafico. Cioè, io sì, è un po' più amichevole, un po' meno, ma magari una scelta, anch'io ho scelto sempre il minuscolo in queste diapositive, alla fine. Lo so che secondo me non esiste più, perché anche i miei colleghi in Crusca me lo scrivono, quindi secondo me ormai sta proprio passando che non ce ne siamo neanche accorti. Il sì senza accento, ormai poverino. Sì, sì, ma il sì con l'accento è in questo programma, e sempre più spesso anche nei giornali, e in quasi tutte le comunicazioni in cui c'è un orario, le ore dai minuti vengono separate con la virgola, come se fossero numeri decimali. Quanto dura quest'ora? Cioè, com'è composta? Quanti minuti ci abbiamo?
Allora, per convenzione in italiano si fa con il punto. Le norme ISO, per chi rimprovera la Crusca di essere un po' così, lo vogliono con i due punti. È vero che in altre lingue le convenzioni possono essere altre, ma così in italiano non va bene, è un'indicazione data in maniera errata. Chi se ne è accorto? Se non ve l'avessi detto? Qualcuno sì. Due. Io immaginavo uno schermo un po' più grande, in effetti. Immaginavo un po' più grande, ma ce l'avete comunque. Credo che anche quello stampato sia così, lo potete guardare proprio. Sì, sì. Perché poi anche lì, ma qui viene fuori anche, a parte la Crusca, viene fuori la correttrice di bozze, le case editrici. Gli orari non si dividono con la lineetta, si dividono con il trattino, non si lascia lo spazio. Poi c'è qualche trattino, c'è qualche lineetta. Insomma, è un testo digitato, è digitato anche abbastanza di fretta, perché finalmente abbiamo il programma, perché già siamo in ritardo e dobbiamo metterlo online, perché finalmente ho i nomi, perché domani già è in rete. E l'attenzione su un testo che prima noi avremmo poi staccato la locandina e ce la saremmo appiccicati perché io c'ero, adesso dici no, forse non l'appiccico perché non è scritta bene. Ora, senza colpevolizzare nessuno, è questo, cioè in questo senso l'algoritmo ci deve un po' spaventare. Cioè, se non ci accorgiamo più che fa passare delle abitudini, ecco, che ci fa diventare più scemi di lui. Cioè, noi dobbiamo dirgli come si fanno le cose. La tastiera. Sì, ma anche l'uso di tastiere. È vero, però è anche vero che siamo appunto un po', diciamo, ibridati, e va bene. Sì, però anche lì sono norme e convenzioni, è vero. Allora, non può diventare il conoscere più lingue, farci perdere, cioè l'arricchimento non può, appunto, al contrario, depauperarci di conoscenze. Sì, potrebbe anche non essere, ma non è legata al digitale, cioè, chiaramente non è mai soltanto una la causa di un fenomeno, ci cioè, sono con cause che la portano poi. È chiaro, ora io non so se dietro un testo poi, cioè se chi ha scritto il testo appunto ha competenze in più lingue, quindi magari viene tratto in inganno da questo, se magari ha comprato il computer dagli Stati Uniti alla tastiera e quindi ha comunque, per esempio, non ha gli accenti, non ha le lettere accentate. Ci sono le variabili, sono tantissime, però il discorso è una volta un convegno, una cosa importante con i nomi di stamattina e tutto il resto, ci avremmo perso più tempo. Adesso siamo tutti così in velocità, e appunto tanto questo c'è oggi, non c'è domani, e questa fretta, questa grande fretta, non ce l'ha messo conoscere più lingue, ce l'ha messo essere, sì, no va benissimo, però appunto la velocità, l'essere appunto sempre connessi, sempre a scrivere, sempre a fare più cose in una volta, non soffermarci più, questa è una cosa a cui ci sta abituando la tecnologia. E le ripercussioni, per esempio, da un punto di vista linguistico, quello di cui mi occupo io, le vedo in questo allentamento del rapporto che si ha con la norma di una lingua scritta, che se appunto trovo in un testo di un bambino dico vabbè, e ancora la deve padroneggiare, ma se la trovo anche in testi di persone che chiaramente sono formate, istruite, titolate, abituate, perché poi magari scrivono saggi scientifici, lo sanno, quindi non può essere, è solo che è un tipo di testo diverso, cioè un tipo di scrittura differente a cui si dà meno peso, che ci può anche stare, cioè è chiaro che un messaggino non è come quando scrivo un saggio. Però bisogna stare attenti a non farsi veramente intrappolare da questo meccanismo, senza poi riuscire a venirne fuori. E va bene, finisco. Questo è un classico esempio. Ma questo dappertutto, sui giornali, e non ci fa più caso nessuno. E per esempio l'altro giorno lo leggevo in un blog di ricercatori universitari, quindi non posso pensare che non lo sappiano, con buona probabilità usano una tastiera
inglese, ma non c'è una E maiuscola accentata neanche a cercarla proprio con il lumicino. Ormai la E è con l'apostrofo. E molte volte anche la minuscola. E se proprio vogliamo vedere adesso che praticamente per fare l'accento con le tastiere degli smartphone devi pigiare il tastino e spostarti col cursore, ma il dito è sempre un po' più grandino e pizzica la terza anziché la seconda, adesso tutte queste hanno l'accento acuto, che non esiste, è anche lì. Certo, messaggino, telefonino, poi lo ritrovi anche per esempio in testi giornalistici. In testi dice, aspetta, ma com'è possibile? Perché adesso scriviamo molto di più con i tablet. E anche un articolo lo scrivo in treno da qui a lì mentre sono con il mio tablet e poi lo invio e poi ormai il controllo è meno censorio di prima e passano questi accenti così a caso. E ci stiamo talmente abituando da non considerarli più errori, ma non li vediamo, cioè non ce ne accorgiamo più. Per noi è chiaro che appunto ritornare indietro, stare attenti e rimetterla per benino ti fa perdere un po' tempo. È come se chissà che cosa dovessimo fare, non ce lo possiamo permettere. Anno senza H, delle cose spaventose, cioè scrivi un testo, ho capito la velocità, ma pensa un attimino proprio, quello non è giustificabile, perché insomma l'ho fotografata a volte dalla televisione, perché veramente sono una cosa indegna. Sono accorta che fare la E è accentata all'inizio di paragrafo porta via un messaggino e mezzo, per cui un grande, davvero, a volte dice, ma com'è possibile, no? Siccome avevo il limite di 3 messaggini per volta, insomma andavo di fuori e non era possibile col mio cellulare. Insomma, mi sono accorta che una E scritta correttamente, maiuscola, porta via un messaggino e mezzo, per cui mi sono adattata con grande sofferenza, mi rifiuto tuttora a metterlo all'accento sbagliato, però ci metto l'apostrofo. E questi sono limiti, penso, operativi. A volte non so perché mi salta la tastiera, non è più italiana e non riesco più a fare le accentate. È macello. No, una piccola. Allora, ho trovato in rete... Invece, perché prima stavi parlando di come tante volte non è neanche un problema di livelli di scolarizzazione, io ho trovato un atto del tribunale che poi è stato ripreso da un altro, dove c'era del de cuius, de era l'articolo inglese, ho trovato straordinario, cioè una cosa, no? Lì sei a livelli sia in termini di scolarizzazione, di linguaggi esperti, era una cosa molto... Poi altre cose molto frequenti che mi capitano, per esempio sulle tesi di laurea, poi magistrale. Attenzione, perché già sulla magistrale, apostrofo, di continuo ci sono problemi, e il verbo da e do. Io ricordo una mailing list di un collega che a un certo punto si chiede la disponibilità per questo progetto europeo. Parte l'ordinario, poi sai l'ambiente universitario com'è fortemente codificato, l'ordinario scrive do con l'accento. Io do la mia risposta, tutti dietro a fare do con l'accento. Poi a un certo punto è arrivato uno che ha messo l'apostrofo. Dice, ma adesso sarà con l'apostrofo o con l'accento? Insomma, scrivere do in maniera corretta è stato quasi un atto rivoluzionario. Ma potrei dirti di più, un'impresa, una volta mi sono trovato una tesi magistrale, un'impresa ha scritto 70 volte, cioè difficoltà per esempio il discorso dell'aggettivo con... E vogliamo parlare del congiuntivo? Che invece è l'altra cosa collegittimata che è assolutamente... Anche lì il congiuntivo e tutto il resto. Il problema è che appunto sono caratteristiche di codici, del codice linguistico, che in alcuni contesti sono più o meno tollerabili. Il problema è che non si riesce più a destreggiarsi bene tra i registri della lingua, quindi dall'informalità a quello formale, e a questo punto... Per esempio, ritorno alla mail, per ritornare anche a Marco, per ritornare agli studenti universitari, alle tipologie testuali in rete e al fatto che si stia perdendo la divisione tra generi testuali, e anche questo, secondo me, passa un po' per gli strumenti tecnici che utilizziamo, che ci portano un po' a livellare. Allora, l'email ha come antenato la lettera, giusto? Beh, la lettera è un genere codificato e... ad alta formularità,
questo per noi che più o meno le abbiamo anche scritte prima, sappiamo mittente, oggetto, la formula iniziale, il corpo del testo, la conclusione, la formula di congedo, la data, la firma, ta ta ta, tutto così. Ok, all'inizio era così. Le mail nascono inizialmente come scambi di messaggi privati e va bene, si resiste, ancora con le istituzioni si lavorava tanti, cioè si comunicava tantissimo con il cartaceo. Il fatto che adesso questa cosa si sia capovolta e che con le istituzioni più delle volte si parla attraverso le PEC comunque fa sì che ci sia un incremento di scrittura epistolare web. Allora queste mail diventano, ci diventano sempre più familiari, prendiamo familiarità con questo testo e quindi di conseguenza disinvoltura nella scrittura di questi testi. Ma fin lì più o meno si continua, cara Stefania, gentile professoressa, più o meno. Ora cosa succede? Questa convergenza di piattaforme, questo utilizzare sempre più spesso i dispositivi mobili che ti comunque allineano in conversazioni le mail, che le rendono tanto simili alle chat, che differenza c'è? Dopo la prima in cui tu inizi ci sono scambi di messaggini normali in media res, perché sarebbe assurdo riprenderlo, ma questo cosa ci porta a fare? Iniziare una mail così. Per esempio il buongiorno di Marco non era uno sbaglio, nel senso, non è uno sbaglio canonico, ma io e lui ci eravamo sentiti la sera prima, mi aveva anticipato che mi avrebbe scritto, mi scrive di mattina e mi dice buongiorno, eccoti la mail, buongiorno. E se io l'avessi letta di pomeriggio? Cioè, quante mail arrivano ai docenti? Salve, salve, sono... Scrivere gentile professore diventa sempre più inusuale, quasi non, ecco, quasi non sanno che esiste come formula. Salve. Alcuni campi chiaramente sono dovuti, li blocca il sistema, quindi il mittente ce l'hai, il ricevente lo inserisci, l'oggetto lo specifichi. Dentro quasi nessuno di questi studenti universitari, ma i manuali sono pieni, firma, perché tanto c'è la mail. Peccato che la mail sia Pucci Pucci 93 e quando io devo risponderle, a meno che non voglia stare al gioco, cara Pucci Pucci, gentile Pucci Pucci, puoi fare l'esame. Ma il problema è che veramente si sta perdendo la differenza tra i registri e diciamo slittarci, che succede a noi appunto emigrati, di slittarci o meno, diciamo abbiamo anche la possibilità di tornare indietro, fermarci un attimo e cambiare canale. I ragazzi più giovani hanno veramente purtroppo quasi esclusivamente questa modalità e poi appunto sono dolori correggere le tesi e compagnia. Vediamo se posso andare. In realtà appunto alcuni di questi tratti, e in questo momento ci siamo soffermati su quelli diciamo di superficie, sono quelli diciamo grafici, fonetici, ortografici, sono ampiamente noti, ma questa convergenza, questo slittamento non riguarda soltanto appunto l'ortografia, ma va a intaccare tutti i livelli linguistici, quindi quello morfologico, fonomorfologico, fonosintattico, morfosintattico. E allora questo tipo di espressioni che trovate nella diapositiva, allora per quanto si possa storcere il naso, sarà capitato a tutti, è capitato di usarle, sì, quantomeno nel parlato, in un messaggino da scrivere all'amica per dire che sta arrivando. Quando questa diventa l'unica modalità e non si dice quale sarebbe lo standard, allora comincia a diventare un problema. L'allentamento sul congiuntivo, in realtà, non voglio dire che è un falso problema, ma è meno grave di quanto si pensi. Cioè nei testi scritti formali, in qualche modo, o per autoconsapevolezza, autocoscienza, o perché poi corretti, si ripristina. Cioè, gli articoli di fondo dei giornali, soprattutto quelli migliori, sono comunque ben scritti, non si perde il congiuntivo. Si perde in alcuni costrutti, che sono appunto quelli a breve gittata, con scarsa progettazione, in cui la nostra mente tira fuori in velocità dal suo serbatoio la formula più facile, con il tempo e il modo verbale che usa più spesso, e che più immediatamente è a disposizione, che è l'imperfetto.
L'imperfetto ha un altissimo valore modale, lo usiamo per qualsiasi cosa. Se voi ci fate una prova, possiamo anche farla insieme. L'imperfetto sostituisce tantissimi altri tempi e modi verbali. Volevo un chilo di mele. Quando? Una volta? No, adesso. È al posto del vorrei. Giochiamo che io ero il lupo. Quando? E tu eri Cappuccetto Rosso? Un perfetto ludico. In questo caso, se lo sapevo non venivo, se non l'avessi saputo non sarei venuto. Certo, se anche in conversazione, se è formale, va bene. Ma se lo devo dire a lui, anzi forse lui, io non lo sto facendo parlare, potrebbe dire se lo sapevo non venivo. No, me lo dirà così, non mi dà mai se avessi saputo. Non torno a casa perché ho crollato l'aereo sulla via ferroviaria. Ah. A Roma. No, cavolo. Come è crollato un aereo? Come è crollato? No, è un incidente, un traversamento sulla linea dell'alta velocità. Va bene, tutto questo adesso è come non avere più senso quando succedono queste cose. Altri tratti, ma adesso comincio veramente ad andare veloce, se volete, anche qui, tutti usiamo lui anziché egli. Ma se magari scriviamo una tesi laurea, forse sarà bene ripristinare il vecchio egli per alzare un po' il registro. Sempre meno, in realtà. Cioè, c'è sempre meno censura sull'uso del pronome oggetto al posto del soggetto. Però, per esempio, non c'è la stessa tolleranza per il te al posto del tu, che funziona da Firenze in su, ma sotto lo dici te, ci fa sorridere. Questo lo dici te. Questo, appunto, da Firenze in su. La norma qui ancora non si è allentata, quindi se lo scrivo c'è un po' di censura. Ma in rete che cosa succede? È cool. E allora si usa e comincia a circolare. E tanti comincia appunto a diventare così non più marcato, che con buona probabilità a te succederà la stessa cosa che è successa a lui, che scalzerà in qualche modo il tu. Ovviamente queste cose non le decidiamo a tavolino prima, ma lo decidono i parlanti, in questo caso anche gli scriventi, e il tempo. E in questo momento è così. Che polivalente, tutti quelli che volete, non c'è niente che ho bisogno, e via. La cosa strana invece è su dove. Il gruppo si parla, anziché in cui si parla, sta prendendo sempre più piede, cioè le forme, e anche qui, perché è più facile, dove lo recupero prima, in cui comincia veramente ad avere proprio il sapore di lingua scritta è anche un po' datata. In cui, per cui, di cui. Abbiamo che e dove. Siamo a posto. L'imperfetto contrafattuale l'abbiamo visto prima, ma anche per esempio il presente pro futuro. Domani vado, domani non vengo. Si dice, è normale. Tra l'altro abbiamo l'avverbio temporale che chiaramente ci porta in avanti nel tempo, quindi non fa più impressione. Ma anche lì, perdere il futuro e perdere, cioè, prima Luca diceva, se dico troppi antani, fermatemi, se sono troppo tecnico fate un fischio. Io invece ho apprezzato che lui ogni tanto non riuscisse a trattenersi dall'esserlo, perché va bene semplificare, spiegare, masticare agli altri per fare arrivare il messaggio, benissimo, però se contestualmente, ora sto dicendo ogni tanto, contestualmente si riesce a non perdere e a non privare le altre persone di un sapere, della conoscenza, di un tecnicismo, appunto, soprattutto a livello lessicale. Questo è un dato, cioè si è sempre più poveri, si parla sempre con meno parole, e perché c'è anche questa idea che bisogna arrivare a tutti e bisogna farla facile. E allora io anche in queste diapositive ogni tanto qualche tecnicismo della linguistica l'ho lasciato, poi magari parlando non lo uso, però quantomeno anche averlo letto, visto, scritto da qualche parte rimane e si sa. Cos'altro? Anche qui è un esercizio di oculistico, un po' piccino, sì. Va bene, anche se non li scorriamo tutti non fa nulla. Però anche qui, ed è quello che diciamo prima, l'eteroglossia in rete. Bene, il fatto che circolino più codici linguistici
non può che essere un fatto positivo di arricchimento. E se appunto casomai le interferenze fossero dovute a quello, sarebbe, diciamo, meno preoccupante, diciamo auspicabile che sia per quello e non per altro. Però il discorso è che appunto questo modo così disinibito di usare la lingua scritta sta creando nuove convenzioni, come se appunto si creassero nuove regole. E siamo, e ripeto, se restano in quest'ambito va bene, se sconfinano no. Ora, alle prime parole siamo sicuramente tutti abbastanza abituati, tanto da sentirle italiane quanto le altre. Nessuno si sognerebbe di sostituire software o password con qualcos'altro che non sia proprio quella. Screenshottare forse a qualcuno, e io per esempio come crusca ogni tanto mi trovo a dover dire lo stampa schermo, perché forse proprio la crusca screenshottare ancora non lo può dire, però anch'io mi sento quasi di sforzarmi nel dover trovare il traducente italiano. E la cosa che preoccupa di più e che fa storcere il naso di più rispetto, ecco, ne ho vista una un po' arricciata. Allora, in realtà questo sarebbe quasi meglio di trasportare di peso un foresterismo in un'altra lingua. Ovviamente un foresterismo che non sia necessario, perché il tecnicismo in lingua va benissimo. Cioè, se quel concetto, per essere chiaro, è univoco, devo dirlo in inglese, lo dirò in inglese e non ci sono problemi. Se invece sono degli pseudotecnicismi o tecnicismi collaterali, come li chiamano i linguisti, forse... introiettarli, farli diventare parte del nostro lessico è ancora meno grave, soprattutto è un indice di vitalità della nostra lingua. Cioè, se io riesco ancora a costruire nuovi verbi a partire da delle basi che non sono autoctone, perché la base è inglese, ma riesco a piegarla alla morfologia propria della mia lingua, è sicuramente un fattore di vitalità, vivacità e di salute della lingua. Poi certo, all'inizio sembra strano, perché è una parola macedonia, è un po' a pezzo, cioè un pezzo in un modo e un pezzo in un altro. Però quasi tutti questi termini hanno sicuramente il vantaggio di essere efficaci, veloci e immediati. In italiano dovremmo comunque usare delle circonlocuzioni, un paio di parole, forse tre, non tantissime, ma non così immediato. Certo, lo cerco su Google, non devo per forza googlarlo, ma ho usato una parola soltanto. Certo che si può dire. Questi sono infatti pseudotecnicismi, in realtà non, cioè, quasi per tutto c'è un traducente. Però anche lì non deve essere, cioè, come sempre come tutto nella vita, è il buon senso che dovrebbe farci, che dovremmo seguire, verso cui dovremmo indirizzarci. Lollare magari non lo dirò in un discorso, ma non mi stupirà se lo usano i miei studenti, perché per loro magari è normale. Ora, se da brava professoressa dovrei spiegargli comunque la differenza, quando magari in un tema creativo in cui inventano una storia in cui due amici si incontrano su un social lo scrivi, se invece stai facendo un tema di letteratura magari trovi un altro. Quindi anche qui, se si aggiunge, cioè per aggiunta va bene, e la sottrazione è quello che viene meno che spaventa, cioè è perdere informazioni che diventa un problema, non aggiungerne altre. No, sono andata indietro. Ecco, e queste in pratica dovrebbero essere le regole d'oro da seguire per quanto riguarda appunto la commissione di un codice straniero in una lingua, nella lingua madre. E anche qui sono praticamente regoline di buon senso. Ma a workshop siamo così abituati che dire seminario ti fa sembrare subito vecchia. O no? Eppure io oggi ho detto, no, devo fare un seminario a Prato. Perché io, cioè perché in realtà appunto è anche un panel, per forza panel. Possiamo sforzarci di trovare un'altra cosa che non sia un panel? O no? È una domanda. Cioè, come facevamo prima di fare i panel? Che facevamo? Che facevi? No, dopo tutti piuttosto che al posto di io adesso. Glielo do. No, se no se... Posso parlare in inglese, forse mi sento più sereno. No, però ad esempio il panel è il classico
termine gergale, difatti dovremmo togliercelo tutti, ma fa figo usare il termine panel. Cioè è un termine di appartenenza quasi, non so come chiamarlo nella tua di, ecco, ho detto già delle parole che non devo dire. And now the microphone to you. Thank you. No, allora. Ma allora l'arcare. Vabbè, sarà un qualcosa che fanno una qualche tavola rotonda. No, io ho pensato tavola rotonda perché c'era un moderatore e quattro relatori, cinque. Ho dedotto che forse era una tavola rotonda, però trovo che sia esclusivo, per cui poco democratico. Allora, è entrambe le cose. Per qualcuno potrebbe essere appunto motivo di esclusione, non lo so, adesso lo sa. Per qualcuno invece diventa identitario. Per chi fa queste cose di continuo, sono tutti speaker, lo speaker che mi ha preceduto prima, il relatore no, non ci piace, però fa parte appunto di una gergalità di questo tipo di incontri che in parte è condivisa da una parte, magari non di da tutti. A parte che, vabbè, di casi credo da raccontare ne avremmo tanti. Cioè, una volta un mio amico mi ha detto che aveva fatto un business perché aveva comprato un motorino usato, per dire, quindi, no? Quindi ce ne stanno, no? Oppure la mia vision su qualunque cosa, senza te. No, invece sulla questione, secondo me, questo, al di là dei discorsi che potremmo fare su sorta di colonizzazione linguistica, a livello di ricerca scientifica, secondo te c'è anche un elemento di continuità con il fatto che noi nei nostri lavori, al di là dei settori disciplinari, se non citi qualche autore comunque anglofono, voi fateci caso, ogni volta che si parla di innovazione, di digitale, sembra che abbiano detto tutto gli americani e gli inglesi, no? E mentre noi per esempio abbiamo avuto, non so, il concetto di infosfera, che generalmente viene attribuito ad altri autori, è di un ingegnere italiano, anni 70, non so, come dire, non se l'è filato nessuno. Cioè, secondo me è anche una tendenza, no? Del trovare sempre come se garantisse un'originalità, no? Il dirlo e il citare solo autori americani e inglesi, che è veramente incredibile, no? È paradossale. Che è sicuramente in parte vero, e anche su questo ci vorrebbe un po' di buonsenso, perché se è chiaro che magari sul concetto poi di infosfera sono stati scritti importanti saggi in lingua, appunto ricordare che in realtà si deve a un ingegnere italiano sarebbe appunto un'informazione in più aggiunta e onesta da un punto di vista scientifico. È chiaro che questo livellamento appunto, che poi è della scrittura, che appunto è soprattutto il mio campo, ma che si vede un po' dappertutto, cioè questa cordata che ti porta dalla rete, che ci ha un po' veramente frullati tutti insieme, semplificati, aggiunti, e che ci fa pensare che appunto quello che viene da fuori e che è in inglese soprattutto sia migliore, passa per esempio per tanta pubblicità. E vabbè, lì si potrebbe dire sono delle etichette. Lo faccio perché mi permette appunto, quantomeno un tempo, era distintivo, catturava l'attenzione, era diciamo la cosa nuova a caso che facevi e che poteva fare da collante. Ora è diventata talmente la normalità che se invece la trovi in italiano ti stupisce che l'abbiano detto in italiano. Oh, poi c'è un altro problema. Vabbè, l'aziendalese, il marketing e tutto il resto. E anche lì, fossero rimasti confinati nel loro ambito, bene. Che per esempio però tanta della politica recente e dell'università recente abbia veramente trasportato nel suo ambiente, nel suo modo di comunicare con le persone, questa modalità è sicuramente sbagliata. Cioè, ora, non voglio fare discorsi politici, ma le etichette degli ultimi governi a un occhio più attento quantomeno suonano ridicole, ingannevoli, o comunque se non vogliamo proprio andare a scavare nel profondo, quantomeno sono ridicole. Ma per chi non è preparato, per tutti quelli che poi si indignano, per tutti quelli che basta un dito puntato per vum, funziona quello. Ma lì appunto è chiaro che non si può dar colpa ai mezzi di questo, quindi non è la rete, non sono i social, è il pensiero che sta dietro,
E anche lì sono i guadagni che ci stanno dietro. Quindi siamo è un discorso che va poi sempre, rimanda sempre a degli interessi alti, altri, non nostri. Sì. Allora, a me preoccupa molto, mainly, quindi soprattutto, però il ruolo delle professioni o dell'uso professionale. Allora, faccio il caso umano mio. Io ho una moglie che lavora nella pubblicità, una persona, tra l'altro, mia madre, l'ho detto prima, ho fatto una persona adorabile. Il problema è che nell'ultimo periodo della sua vita, e me ne sono accorto facendo da moderatore fra mia moglie, io e i figli, mia moglie sta importando a casa lo slang dei pubblicitari. Visto, considerando il fatto che casa mia era rimasta abbastanza una terra, nonostante i disastri che posso combinare io, linguisticamente interessante, viaggiamo anche noi fra workshop, questa roba lì, e i figli, devo dire che, bene o male, sono in età scolare, ma comunque, diciamo, la più alta fa le medie, quindi sono ancora, direi, un livello, direi, sano, direi, a parte forse qualche importazione fra il rumeno e l'albanese, ma questo può sempre servire. E poi il problema è che, sempre tornando al discorso prima dell'appartenenza, ci sono molte professioni che poi determinano il dragare su casa e sulla vita comune un uso dell'italiano, direi, abbastanza improbabile. È un fenomeno che notate o sono io che ho dei problemi? No, in realtà si potrebbe riportare a quello che i linguisti chiamano idioletto, cioè appunto la specificità che per esempio ogni lessico familiare ha. Mentre una volta però magari erano nomignoli inventati o molte volte, cioè più volte ancora, erano termini dialettali usati con un significato particolare per un oggetto, per una situazione, adesso chiaramente sempre di più, o comunque può succedere, che vengano importati da esperienze esterne, lavorative e in lingue diverse. Ora, se anche lì, se il giochino rimane tra voi, nel modo in cui voi discutete le cose, se anche si allarga alla cerchia delle amichette, dei figli che sapranno che a casa loro dicono così una cosa, va anche bene. L'importante è che appunto non riduca e non tolga altro. Cioè, se ogni tanto appunto la mamma fa questi workshop, va bene, poi però la mamma può fare anche altre cose in maniera normale. Ora io poi non posso... Beh, anche su questa cosa è abbastanza... non voglio fare il carico da 100 sulla scuola, perché è sparare a un'istituzione un po' morta. Però in realtà è lì, cioè il vero problema, il fulcro del problema, sta appunto nell'educazione che ricevono soprattutto le nuove generazioni e nella mancata educazione permanente che non si riesce più a dare alle persone che escono da un percorso scolastico di media durata. Cioè, se una persona, e su questo vado avanti, questa era per la signora, se una persona non scrive più per un po' di tempo, ma facciamo, se una come me ha fatto il liceo scientifico ed era anche bravina, ma poi si è dedicata a studi linguistici, va da sé che è diventata un'analfabeta di ritorno per quanto riguarda matematiche e scienze affini. Cioè io le facevo le derivate, i logaritmi, ma adesso non avrei più la più pallida idea di dove cominciare. Non praticandoli vengono meno. E questo succede per qualsiasi cosa. Ora, se è normale pensare che succeda per materie appunto esterne non, con cui non abbiamo dimestichezza quotidiana, la cosa che può appunto spaventare è che invece succeda con quella che è poi una delle abilità, che è quella linguistica, con cui tu dovresti comunque continuare nel corso della tua vita ad essere, a mantenere un rapporto. Però le ultime indagini dell'OCSE e PIAC sulla comprensione... Allora, l'OCSE è... PIAC è una sigla che indica il progetto di monitoraggio e di sondaggi sulle competenze, in questo caso l'ultimo era su comprensione e lettura e comprensione di un testo da parte degli adulti, gli italiani sono all'ultimo posto. È buono. Se la metti al contrario, è buono. Allora, un italiano medio non va oltre
le prime 4-5 righe, ma soprattutto anche se lo costringe a leggere, a fare un riassunto di quello che ha letto, viene fuori che non l'ha capito e tra l'altro lo ha anche scritto male. Questa cosa non può continuare. E se poi guardiamo le indagini OCSE PISA, sempre l'OCSE che però valuta invece la preparazione su appunto italiano, matematica dei ragazzi più giovani, vengono fuori altri dati non troppo confortanti. E anche lì è possibile che sia colpa delle persone, cioè degli italiani, dei giovani italiani, degli adulti italiani che non funzionano, che sono calibrati male? No, ci deve essere qualcosa nella formazione che non va. E nella formazione scolastica e nel modo in cui la formazione viene gestita. Ora, faccio un solo esempio perché è quello un po' più vicino a me e che mi è capitato appunto di praticare di recente. La buona scuola, l'innovazione, dove arriva e dove finalmente porta questi benedetti tablet alle scuole elementari, fa appunto far pratica a questi bambini di scrittura digitale. Loro sono già bravissimi perché già a 2 anni maneggiavano gli strumenti dei loro genitori e quindi questa cosa ci sembra che li porti veramente più avanti. Va bene, cioè, se è inserito in un programma in cui non si tralascia la formazione sulla scrittura manuale, per esempio, questa cosa potrebbe aver senso. Il problema è che si comincia a scrivere sempre meno e che si dedica sempre meno tempo all'insegnamento della scrittura e della lettura. Cioè, quando noi eravamo piccini, fino alla terza elementare, e si facevano le lineette, le barrette, le cornicette, la L, la farfallina, e si continuava a scrivere, a leggere, a scrivere, quantomeno per i primi 3 anni, poi cominciavi a fare un po' di grammatica e via dicendo, ma essendo la scrittura e anche la lettura attività artificiali che non nascono insieme all'uomo, cioè non siamo già progettati per averli, ma costruiamo, imprimiamo nella nostra corteccia cerebrale, cioè dobbiamo proprio insegnarglielo e questa cosa gliela insegniamo attraverso gli occhi, attraverso la mano, dobbiamo esercitarla. E in quegli anni bisogna insistere e diventare sempre più bravi nello svolgere questa attività, perché questo i neuroscienziati dicono modifiche, imprime e forma delle nostre aree cognitive. Se non lo facciamo più, qualcuno, ecco, allora i catastrofisti dicono tutti scemi, i tecnoentusiasti dicono no, l'uomo è malleabile, se ne creeranno delle altre, non sviluppiamo più quelle con quelle competenze, ci sarà qualche altra area della corteccia che lo farà. E qualcuno, per esempio, che fa gli studi, che studia le dislessie, è su questa strada, cioè non è per forza attraverso la scrittura manuale che si sviluppano delle competenze. I dislessici non lo fanno, lo fanno per altre vie. Ma se non hai questo tipo di problema, se non hai carenze a quei livelli, quel tipo di scrittura invece è stato fino a dove siamo, quindi un po' funzionava. Quindi ritornare a scuola, a dare il tempo, cioè rallentare quantomeno alle elementari e dare il giusto tempo ai bambini per imparare queste cose, non vuol dire sottrarli all'uso delle tecnologie con cui loro avranno sempre più a che fare, però non da subito, cioè tempo al tempo. È rapidissimo. Ma comunque voglio dire, non soltanto nella prospettiva delle neuroscienze, degli studi sul linguaggio, c'è una corrispondenza tra povertà linguistica e povertà in termini di ragionamento, no? Cioè, lo dicevi anche prima, cioè, quindi il problema non è solamente non saper più usare bene la lingua, è che probabilmente questa linearità e questa eccessiva semplificazione poi a lunga ti porta anche ad avere dei ragionamenti che sono semplici e lineari, ma nel senso, no, negativo poi del termine. Volevo informarvi, se non siete al corrente, che da un paio d'anni è stato varato nella scuola il piano nazionale scuola digitale. Io inorridisco, mi fa piacere sentire, non sono una pecora nera né una mosca bianca, però ci può essere qualcuno, tipo l'Accademia di Crusca mi sembrerebbe molto ben più titolata della sottoscritta, per spiegare al Ministro che quando fanno le riforme le fanno sempre a danno della scuola e questa è l'ennesima. Grazie. La risposta non può essere la mia per l'Accademia, però so che comunque, per esempio, Francesco Sabatini
si dà tantissimo da fare e cerca di arrivare alle commissioni che si occupano poi di redigere questi benedetti progetti e piani. Non è sempre facile, perché anche qui, come sempre, ora non voglio fare io la disfattista, però bisogna vedere quali sono gli interessi sempre a monte. Ora non voglio fare anche sembra complotto, non è la teoria del complotto, non vorrei neanche dare questa idea, però è vero che non è semplice neanche per l'Accademia, per tanti motivi. Uno, perché l'Accademia storicamente non ha mandato prescrittivo. L'Accademia può dare delle indicazioni e dei suggerimenti, ma nessuno è tenuto a doverle seguire. Cioè, non siamo come l'Accademia francese o quella spagnola, che poi puoi seguire o no, ma loro hanno mandato prescrittivo riconosciuto dallo Stato. L'Accademia è un ente pubblico dal 2012, prima cercava di sopravvivere con le donazioni, con i progetti che faceva insieme a enti o comunque università. Ora, da quando siamo ente pubblico, quantomeno abbiamo un'autonomia. Però è a livello di, appunto, una cosa che un campo di intervento un po' più diretto sarebbe quello di fornire dei traducenti per le parole inglesi, ovviamente non tutte, ma quelle l'hanno definite incipienti, che poi dovrebbero essere usate per esempio nelle leggi, perché per una questione di inclusione, visto che è una legge dello Stato italiano, andrebbe scritta in italiano. E allora l'Accademia ha dato dei suggerimenti, ha fatto dei comunicati stampa, ne ha fatto uno su bail in e bail out, nessuno ne aveva fatto un altro, per esempio, dedicato proprio all'università, perché appunto smettesse di seguire questa chimera, questa rotta aziendalistica per cui tutto viene comunque declinato con la terminologia dell'aziendalese, recuperando. Ma le università, sì, noi, la Crusca l'ha detto, ma non per forza, cioè non è un dettato. Negli ultimi interventi che ho seguito del professor Sabatini, sta lavorando con un gruppo di neuroscienziati a Padova e stanno cercando di appunto presentare dei progetti un po' definiti e di farli arrivare a chi di dovere per cercare di incidere un po', almeno da questo punto di vista. Cioè, nessuno è contro il digitale, ci mancherebbe, però appunto che non divenga una sostituzione. Probabilmente uno dei problemi è la formazione dei formatori. Cioè, oggi si va a insegnare lingua italiana senza aver dato un esame di grammatica all'università, ed è un problema, ecco. Cioè, purtroppo devo dire che diversi colleghi non sanno neanche, ad esempio, che l'accento sulla terza persona del verbo essere presente è un accento grave e quindi non lo trasmettono agli alunni. Un altro problema è la percezione delle famiglie. Magari le famiglie ti dicono: no, professoressa, lei è eccessiva a sottolineare certe cose. E quindi, cioè, noi ci proviamo, però. In questo caso, così come non è colpa dei mezzi, e come appunto non penso che sia a un certo punto regredita l'intelligenza del popolo in toto italiano, cioè non è colpa delle persone, ma del modo in cui sono stati gestiti i processi di educativi e di formazione. E anche su questo aspetto la Crusca era intervenuta. Un ultimo concorso, appunto, che doveva selezionare i docenti di italiano, non prevedeva domande di linguistica, ma solo di letteratura, come se fosse ancora la stessa cosa, con un retaggio appunto ottocentesco che non è. Ma questa cosa l'ASLI, che è l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, la Crusca, l'hanno denunciata. Cioè, questa cosa è stata detta, ovviamente non è seguito, cioè non sappiamo se è stato recepito e se nei prossimi concorsi. Però, per esempio, una nostra speranza è che, essendo andato in pensione Luca Serianni dal suo incarico alla Sapienza, adesso sia un po' più libero per riuscire a collaborare. Appunto, è stato già tirato dentro una di queste commissioni intanto per la riforma dell'esame di Stato, e quindi magari se cominciano ad esserci anche i linguisti dentro, forse un'attenzione maggiore a questo tipo di problema ci può essere. Sì, no, anche perché mi trovo perfettamente d'accordo, non solo anche nella scuola,
vedo delle difficoltà a insegnare italiano, ma a maggior ragione vedo delle difficoltà a insegnare l'approccio alla rete, al digitale. Vedo una profondissima ignoranza di tutti questi aspetti e la pretesa invece che proprio a scuola si insegni ad approcciarsi al mondo. E questo però mi porta anche a una considerazione, che ho come l'impressione che sia l'ennesimo tentativo di rispondere in realtà al panico di genitori che, non avendo loro per primi gli strumenti per impedire al figlio di abusare della rete, degli strumenti digitali, chiedono alla scuola, e la scuola, per non perdere utenti, di nuovo si inventa una cosa che non è in grado di fare. Allora, è vero, la cosa che dicevano loro due è vera entrambe. Quando le famiglie ti rimbrottano perché sei una strina, è sempre dovuto a questo allentamento della norma e quindi della percezione del valore che si dà alla lingua scritta, perché tutti questi genitori approdati anche loro sui social, che scrivono qualsiasi cosa contro tutti, contro tutto, è una correlazione, è stata trovata anche tra il contenuto di tipo appunto che inveisce contro chiunque e il modo in cui è scritto, spessissimo pieno di errori, e invece il contenuto un po' pensato che lascia vedere questo pensiero anche nel modo in cui è scritto. Questi genitori che hanno un rapporto del genere con la lingua, chiaramente non vedono di buon occhio un insegnante. E dall'altro lato, questi genitori che sono sbarcati sulla rete ma che non hanno le competenze per farlo, a questi genitori è vero che non si può lasciare. Cioè, allora, l'educazione dei miei studenti a scuola rispetto alla rete da parte dei genitori era pomeriggio davanti a YouTube. I genitori non ci sono e loro guardano YouTube. E questo era quanto dalla famiglia passava rispetto alla rete. Wikipedia, per copia e incollare tesine varie in malo modo, e quindi l'accesso alla stampante per stampare poi queste cosine. Fine. Sicuramente c'è qualcuno che non è pronto, e quindi la scuola deve farsi carico anche di questo, però deve essere preparata, e quindi formazione dei formatori e quindi anche risorse diverse dedicate alla scuola. Però cioè, è assolutamente centrale, perché, per carità, opinione personale, ma io credo che il nostro paese, al di là della questione culturale, educativa e quant'altro, soffra perfino di un eccesso di riformismo, no? O anche di nuovismo critico di maniera. Cioè, qui ogni volta che cambia un governo, innanzitutto non ci sono politiche, che significa lungo periodo, ma ogni volta che cambia governo, il governo cerca di mettere mano, e tu non dai neanche tempo ai sistemi, in questo caso educativi e formativi, di vedere se effettivamente quella riforma è una riforma o una controriforma. E l'altra cosa, che pensi scuola e università in maniera separata, quello è il problema gravissimo, no? Cioè, pensi di cambiare l'una senza mettere mano all'altra. Infatti poi chi esce dall'università dove va? Pubblica amministrazione, però ci sarebbe da dire molto. E queste ultime due frasine che avevo scritto, cioè queste ultime perle di saggezza che sono effettivamente venute fuori durante esami di Bipperio e di Malcolm X, che sentite, si sanno, il problema siamo migliorati, il numero romano è vero. Infatti il problema qui, che viene additato sempre, questi ragazzini abituati a scrivere sui social poi scrivono così, il problema non è tanto la grafia in questo caso, cioè il fatto di aver trasportato, è che non sanno chi sono, perché altrimenti non avrebbero potuto fare questo sbaglio, che è un po', ora, mutatis mutandis, lo stesso problema della virgola per l'orario con decimali e sessagesimali, è che non si conosce più la differenza tra i due sistemi, cioè si perde questa conoscenza, questa consapevolezza più che conoscenza, perché poi magari puoi non essere addentro, ma ti sarai chiesta perché cosa significano, come si conta, qual è l'unità di misura. Non ce la si chiede più, perché è scritta come è anche questo. Ora vi dico solo due cose, ma giusto perché le avevamo dette prima e poi chiudo. La K, che era la famosa K, la famigerata K, che in realtà appunto, questo sì è un falso problema, nel senso, la K fuori dalle scritture in rete, veramente difficilissimo da trovarla.
o la si è trovata in momenti appunto di contestazione in cui l'uso era ideologicamente connotato. Adesso trovarla fuori è veramente difficile. Magari qualcuno continua a scriverla proprio per, appunto, per l'idea di risparmiare tempo a questo punto, o messaggini, cioè accorciare. E se si fa un sondaggio a scuola, soprattutto adolescenti, la K non te la usano proprio più perché fa bimbo minchia. Quindi la usi, cioè, al massimo a scuola media, cioè, dopo è tabù. E per spezzare una lancia per la nostra K così bistrattata, in realtà è un segno che fa parte dell'alfabeto italiano dai tempi dei tempi, era nel latino, passa in italiano, e quello che vedete così, ho scritto qui veramente un esercizio di oculistica, è il primo documento della lingua italiana, è un atto notarile, il Placito Capuano del 960, e recita: Saoco che le terre perché le fini che chi condene trent'anni le possette parte santi benedicti. Ora mi metto vicino così lo vedete. Saoco che le terre, che quelle terre, che chi perché le fini contenute in quei confini, che appunto le contiene, per trent'anni sono state possedute dal monastero di San Benedetto. Queste abbreviazioni sono tachigrafie dei tempi che furono, quindi niente di nuovo sotto il sole. E anche questa struttura, le terre, le possette, è una dislocazione che è un altro tratto dell'italiano contemporaneo, tanto biasimato, che non ci piace, cioè anticipare con il pronome l'oggetto, le terre le ha possedute, o spostarlo per dare il fuoco. E qui la K c'era, quindi anche lì, K. 960 dopo Cristo. Primo documento della lingua italiana, il Placito Capuano. E un'altra cosa. Un'altra cosa su cui bisognerà, appunto, che bisognerà tenere d'occhio, perché anche questo potrebbe forse cambiare qualcosa per quanto riguarda appunto la norma la convenzione grafica della scrittura. Soprattutto su Twitter, ma anche su Facebook. L'hashtag cancelletto è univerbazione delle parole, perché altrimenti il link non si attiva. È un meccanismo di messa a fuoco, cioè è un meccanismo di etichettatura che ci permette poi di recuperare tutto il materiale con quell'etichetta, e va bene. Da un punto di vista linguistico è una messa a fuoco dell'argomento, e infatti sta all'inizio, sta alla fine, cioè metto a fuoco una cosa, e che abbia questo valore è confermato dal fatto che fuori dalla rete, in tante locandine, in tanti manifesti, si usa il cancelletto per mettere in evidenza qualcosa, non è un iperlink. C'era la trasmissione di Serena Dandini, stai serena, hashtag stai serena, ma in radio l'hashtag non c'era. È vero che anche lì le radio ormai sono anche in linea, già il podcast, hanno i social collegati, e quindi tu twitti e commenti e posti con l'hashtag e rimandi lì. Però da quando c'è la stampa, perché prima la scriptio continua medievale c'era già, ma i caratteri a stampa ci hanno insegnato i confini delle parole. Ora questa cosa sembra tornare un po' indietro, è da monitorare, e anche questo perché ci interessa, perché l'uso consapevole va da sé, ha un suo senso. Ma siccome va a cozzare con una serie di errori tipici che invece fanno parte del bagaglio culturale di studenti e non, quindi a parte, a volte, staccati, a fianco, al lato, al di là, allora bisogna capire anche qui se è competenza o se diventa invece una lacuna. Anche qui un altro dei primi documenti in volgare, questa è l'iscrizione della catacomba di Commodilla, e recita: non dicere ille secreta a voce, cioè non dire le orazioni segrete, erano delle preghiere, a voce alta. Questa B piccina e mezzo recupera graficamente il raddoppiamento fonosintattico del parlato tipico del meridione, a voce alta. E quindi anche questo è un testo del XII secolo, qui era ancora scriptio continuo, quindi poi corsi e ricorsi, cioè le cose ce le ritroviamo, bisogna solo cercare di capire quanto ne siamo, che uso ne facciamo, se consapevole o, diciamo, trascinato. Eccomi.
dicevo, mi occupo di cose sul digitale da tempo, tra le altre cose mi occupo anche un pochettino di algoritmi, nel senso che cerco di capire più che altro come funzionano. Il tema del workshop in realtà e il contributo che pensavo di dare erano le 136 slide che adesso vi farò vedere, per cui dovrete rimanere un altro pochettino perché ci vuole del tempo tecnico per passarle tutte 136. No, non le ho proprio le slide, facciamo prima, nel senso che in realtà quello che mi piaceva dire era cercare di portarvi un'esperienza diretta di chi fa comunicazione sul digitale e che ha a che fare tutti i giorni con questi famosi algoritmi, no? Che governano un pochettino quello che noi vediamo sui nostri social network, ma non solo. Allora, per dirvi, inizio velocemente, visto non ho tantissimi minuti, potete usare i motori di ricerca? O meglio, pensate di saper usare i motori di ricerca? Allora, vi faccio questo esempio. Se voi voleste, diciamo che siete laici sul tema completamente, voleste approfondire le informazioni riguardo ai vaccini e cercare di capire se le argomentazioni degli antivaccinisti piuttosto che le argomentazioni di chi sostiene i vaccini. E decidete di farlo attraverso Google. Istintivamente sono abbastanza convinto che voi scrivereste una sequenza semantica più o meno con pericolo, vaccini, vaccini, pericolo dei vaccini e cose del genere, perché state andando a approfondire quello che secondo voi è il tema, no? Quindi il fatto che i vaccini possano essere o meno pericolosi. Che cosa sta accadendo? Che voi, scrivendo quelle parole, quella sequenza semantica, state istruendo il motore di ricerca a tirare fuori i contenuti che contengono, perdonate il gioco di parole, le parole pericolo e vaccini, che per la legge dei grandi numeri, per la legge delle probabilità, sono sicuramente i contenuti scritti e prodotti dagli antivaccinisti. Che cosa succede? Che le SERP, cioè le pagine di risultato della vostra ricerca, vi racconteranno una storia completamente spostata da un punto di vista quantitativo e quindi alla fine della partita qualitativo verso le tesi degli antivaccinisti. Voi direte è facile, è possibile? Succede sempre, perché lo strumento reagisce in altri milioni di maniere, ma in quella sostanza reagisce soprattutto con la lettura della sequenza semantica, che è qualcosa che noi utilizziamo in maniera naturale, perché cerchiamo di riportare il linguaggio naturale all'interno dei motori di ricerca. Un altro aspetto molto interessante degli algoritmi è per esempio il fatto che sono nati per far sì che se noi cerchiamo un volo per Napoli, l'algoritmo lo sappia, lo capisca e ci riproponga regolarmente l'albergo di Napoli, il ristorante di Napoli, l'altro volo di Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Però qual è il problema? Che nel momento in cui ci ripropone, magari noi cerchiamo un libro giallo e ci ripropone dei titoli di libri gialli, può anche essere utile tutto sommato, no? Perché magari siamo dei lettori e ci piace scoprire l'ultimo giallo di Camilleri piuttosto che qualcos'altro. Ma questi algoritmi funzionano nella stessa maniera anche per quanto riguarda le informazioni, o meglio, le notizie. Quindi c'è uno studio molto interessante, poi vi citerò, che misura questo effetto. Immaginate se voi cliccate una volta su lo strillo di Facebook di un articolo del giornale, e cito il giornale apposta perché partiva da lì, che titola "Marocchino stupra cittadina, stupra italiana". Facebook traccia il fatto che voi avete cliccato sul giornale, il giornale inteso come testata, che avete cliccato quella tipologia di contenuto, ha tracciato le tag, quindi le parole chiave che quel contenuto ha all'interno, quindi marocchino, immigrato, stupro, violenza e tutto quanto ci possa essere, ha tracciato il fatto che voi avete cliccato sul giornale e quindi vi ha posizionato da un punto di vista
di categorizzazione della tipologia di contenuto su giornali di destra, mettiamola così, o moderati, da quel momento in poi comincerà a proporvi in maniera scalare sempre di più contenuti similari. Quindi selezionerà articoli di giornale normalmente che provengono da quell'area ideologica che trattino di casi di violenza prodotti da immigrati nei confronti dei cittadini italiani. Non sto scherzando, funziona esattamente così. Qual è il problema? Che succede esattamente quello che succede a mia zia di 95 anni. Mia zia di 95 anni a un certo punto, guardando il telegiornale, dice: Maronne, quanta gente muore. In realtà, se guardate i numeri, anche dal punto di vista della conflittualità bellica, negli ultimi 100 anni, il numero, negli ultimi 500 anni, scusate, il numero di guerre è decisamente inferiore. E quindi anche i morti in guerra, al netto della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente, delle guerre mondiali, ovviamente. I numeri nei conflitti locali sono calati normalmente, le persone uccise, gli omicidi calano vistosamente, eppure la percezione di mia zia di 95 anni è che ce ne siano molte di più. Perché? Perché li vede. Ci viene in contatto. Che accade? Qual è il risultato dell'algoritmo di Facebook che seleziona tutte le notizie sempre dello stesso tipo? Che improvvisamente noi cominciamo ad avere una percezione del fatto che esista un'escalation di violenza rispetto alle persone italiane prodotte dagli immigrati. Uno studio dell'Università di Urbino, che esiste, è stato provato, che ha misurato lo spostamento percettivo e cognitivo che gli algoritmi pensati per il commercio producono sulla costruzione della nostra realtà. Se a questo aggiungiamo che noi siamo tutti quanti portati a pensare, a parlare, a rapportarci con persone che la pensano come noi, questa è una cosa abbastanza normale, no? La rete, essendo in qualche modo un ecosistema sociale, replicherà questa cosa, quindi noi tenderemo a seguire, ascoltare, parlare e interagire con persone che ci sentiamo più vicine da questo punto di vista. L'algoritmo lo capirà e quindi comincerà a proporci i temi che noi discuteremo con le persone, ci chiuderà dentro una stanza dell'eco, si chiamano echo chambers praticamente. Le echo chambers sono a tutti gli effetti collaterali, perdonate il gioco di parole, più pericolosi che ci sono in questo momento sulle piattaforme, perché di fatto stanno chiudendo i gruppi di persone, e io parlo delle persone meno strutturate, cioè che hanno meno strumenti ovviamente per capire che cosa sta accadendo, all'interno di universi chiusi che distorcono in maniera evidente e pesante la percezione della realtà. Tutto questo non è cercato, questa è la grande novità. Non c'è un grande vecchio, non c'è un... come si chiamava il grande fratello di Orwell? Il grande padre. Di 1984. Non c'è, no, qualcuno che decide che debba essere così. È un effetto collaterale di un'intelligenza artificiale. Allora, perché vi sto dicendo queste cose? Perché da un punto di vista della costruzione della comunicazione e di quello che sta accadendo a livello di comunicazione, a mio modo di vedere, questo è uno degli effetti più pericolosi. Perché? Perché non c'è la consapevolezza di questo. Non perché esista l'effetto. Perché quasi nessuno ne è consapevole. Come poche persone si pongono il problema di come funziona il motore di ricerca, e quindi per esempio del fatto che il motore di ricerca tracci in maniera automatica tutto quello che noi cerchiamo nelle nostre navigazioni e quindi in funzione di quello ci proponga dei risultati diversi a seconda della macchina che sta lavorando, e quindi anche questa è una cosa piuttosto complessa da pensare. La stessa cosa è che nel momento in cui viaggiamo all'interno di un social network, questo ci racconta un pezzo della realtà che non è la realtà, è una realtà costruita su una sequenzialità di abitudini che secondo quella piattaforma sono ciò che a noi interessa conoscere. Ma il concetto qual è? Che la logica del "a me interessa conoscere quella cosa" ha senso da un punto di vista commerciale, non ha senso da un punto di vista culturale, è esattamente il contrario. È esattamente il contrario del buono chiudere qualcuno all'interno di una sfera cognitiva chiusa e limitata e limitante.
Il risultato è esattamente questo, fateci caso. Studiatevi le vostre timeline, per chi ha i profili social. Studiatevi e chiedetevi perché Facebook vi faccia vedere quel post invece che un altro. Fate un esperimento, cominciate a cliccare, per esempio, come ho fatto io in maniera divertente, cominciate a cliccare sulla pagina fan di Alessandro Manzoni, che tra l'altro, ve lo dico, è una delle più cliccate in assoluto, siamo un popolo di conoscitori di Manzoni, ma questo, vabbè, lasciamo perdere. Alla terza volta che io clicco contenuti di quella pagina, improvvisamente a me cominciano ad apparire sulla timeline i contenuti della pagina fan di Leopardi, la pagina fan di Svevo, e via discorrendo. Perché secondo l'algoritmo io sono improvvisamente diventato un cultore della letteratura italiana degli ultimi 200 anni. Però capite che io a un certo punto, se vivo dentro quell'universo, per me la realtà è quella. Voi direte, vabbè, è Facebook. Sapete in media quanto tempo passiamo su un contenuto web noi? Allora, le metriche dicono che è un risultato importantissimo per un articolo di giornale per un contenuto, quando un utente rimane su un dato articolo per più di un minuto e mezzo. Cioè il tempo medio di permanenza su una pagina web è circa un minuto e mezzo. Facebook sono quasi 3 ore a testa. Cioè noi abbiamo un tempo medio di permanenza in Facebook, non sul singolo contenuto, dentro la piattaforma di circa 3 ore. La stragrande maggioranza dei ragazzi, io ho avuto un'esperienza recentissimamente a Torino, avevo davanti classi scuola media inferiore e scuola media superiore e alcuni universitari, e quando ho chiesto dove si informano, ho chiesto, scusate, chi di voi va sui siti di informazione online? Quindi su Repubblica, sul Corriere, erano circa 200 ragazzi davanti, saranno alzate una decina di mani. Cioè, e dove leggete? Dove vi informate? Televisione e social network. Spesso e volentieri YouTube e social network, il che vuol dire social network e basta. Allora, in una realtà in cui la stragrande maggioranza dei ragazzi vive all'interno di un universo che è un walled garden, quindi un giardino recintato, perché Facebook sta costruendo un universo autoreferenziale completamente chiuso, e si informa lì dentro, e quella piattaforma gli racconta una realtà che si automodella sulle sue scelte, quindi comincia a diventare ridondante e quindi a supervalutare ogni sua scelta, a mio modo di vedere sta diventando un problema abbastanza pericoloso, sul quale andrebbe il caso, e qua mi rilascio a quello che diceva lei e dicevano gli altri colleghi, gli altri insegnanti che hanno parlato, fa il paio con la costruzione di un'educazione, di una consapevolezza all'utilizzo dello strumento che non esiste, perché non siamo consapevoli noi che siamo degli operatori dell'informazione. Io ho fior di colleghi giornalisti che non sanno, che non sono in grado di comprendere che cosa stanno facendo quando scrivono qualcosa su un social network, piuttosto, ma nessuno è consapevole della gravità dell'atto della condivisione di un contenuto, per esempio. Cioè, nessuno si ferma a pensare che condividere un contenuto significa diffondere un'informazione e quindi assumersi la responsabilità di diffondere un'informazione. E quando quell'informazione non è verificata, è falsa o è scorretta o è, non è... e aggancia delle paure invece che fugarle, cioè, eccetera, lui, lei si rende complice di un processo di costruzione di fake news, che è poi una parola che mi fa venire i brividi, perché i fake news non esistono, ma questa è un'altra storia. Quindi da questo punto di vista stiamo parlando di un sistema in cui gli algoritmi non sono il male, perché nessuno li ha pensati per far del male a qualcuno, li hanno pensati per fare soldi, in estrema sintesi. Così come avevano pensato la dinamite per fare soldi. Dice, voi dite, perché? Perché si faceva prima a buttare giù una montagna facendola esplodere piuttosto che a picconate, no? Poi hanno avuto un altro utilizzo. Ha avuto un altro utilizzo. E adesso gli algoritmi in realtà non solo stanno avendo un altro utilizzo, ma il problema è che lo stanno avendo da un punto di vista assolutamente autonomo. Chiudo facendovi riflettere su una cosa. Non è mai accaduto che la Silicon Valley
cioè il mondo della Silicon Valley, quindi diciamo il mondo di quelli che nel digitale fanno delle cose, avesse lanciato un appello per autolimitarsi. È accaduto circa 2 mesi fa in un convegno sulle armi autonome. Voi direte, che sono le armi autonome? Sono i droni, sono i robot, sono tutti quei sistemi d'arma che hanno un'intelligenza artificiale e che si muovono in maniera assolutamente autonoma, cioè non guidati direttamente dall'uomo. Dice, perché? Perché il problema è che siamo arrivati a un tale livello di sviluppo degli algoritmi di guida di quelle macchine, che sono molto simili a quelle delle piattaforme, ovviamente per scopi diversi, Santander, che siamo arrivati di fronte a un problema etico e morale. Cioè, banalmente, una macchina programmata per uccidere un nemico, così come un algoritmo è programmato per proporci un prodotto, ha un problema di fondo: definire chi è il nemico. Così come l'algoritmo ha un problema di fondo, definire cos'è un prodotto da vendere, cosa sia prodotto e cosa no. L'appello che hanno lanciato gli uomini della Silicon Valley è: fermatevi, perché noi non siamo in grado di arrivare a definire in maniera così netta chi sia nemico e chi sia no, per cui possiamo perdere il controllo di quei sistemi d'arma. Oggi, probabilmente, se non interveniamo diversamente, stiamo perdendo il controllo, che è molto meno grave, siamo d'accordo, ma io non lo trascurerei, di una serie di sistemi automatici, semplicemente perché non riusciamo a definire cosa sia prodotto o cosa no. La cultura è prodotto? Sì, per alcuni. No, per quanto mi riguarda. Poi, che cosa si intende per cultura? E potremmo andare avanti per ore, ovviamente. Però questo è, secondo me, il vero problema. Il vero problema è costruire la consapevolezza di un mondo in cui esistono degli algoritmi che lavorano in un certo modo. Perché l'algoritmo si può fregare, tra virgolette. Basta sapere come fare. Non è combattere contro l'algoritmo. Io, questo Piero lo sa, abbiamo la pensiamo diversamente rispetto a un collega giornalista che è stato qui e ha parlato in maniera autorevole al panel di questa mattina. Lui ce l'ha con l'algoritmo in sé. Io non penso che che sia il male, però è il male quando tu non sai utilizzarlo. Tutto qui. E quindi 18:53, io direi mi posso fermare, no? E mi viene così, e vi lascio se c'è qualche domanda. Ovviamente io sono pronto, mi rendo conto che chiedere qualcosa a una chiacchierata così è un po' strano, però se c'è qualche domanda io sono pronto a rispondervi nel caso. Intanto c'ho il treno alle 7:30. Sì, allora. Sì. Vai, faccio veloce. Dunque, se la scuola è già come dire, una situazione sofferente di per sé, no? E spesso da insegnanti ci si pone il problema che in realtà l'intervento educativo debba rivolgersi agli adulti. Come si fanno a recuperare gli adulti su queste dinamiche? Non dovrebbe essere il mio campo, però mi pregio di essere un docente anch'io, per cui ci provo, e mi perdoneranno i colleghi, mi permetto di definirli tali in questo senso. Secondo me ci sono due aspetti, cioè recuperare gli adulti è semplicemente necessario, è possibile nel momento in cui tu fai capire. Io sono convinto che molte delle persone che sono qui adesso qualche domanda in più se la pongono, ok? Perché nella realtà dei fatti è far emergere il rischio che aiuta a porsi la domanda. È semplicemente questo, cioè se non c'è nessuno che dice guarda che ti stai facendo male, no, tu le dita nella corrente elettrica ce li rimetti. Allora, detto questo, secondo me è molto importante formare i formatori. Chi è che lo diceva? Formare i formatori è molto importante, secondo me, perché in realtà, ma formare anche gli operatori dell'informazione è altrettanto importante, tanto quanto, secondo me, pensare che un'oretta di educazione digitale a scuola si potrebbe anche mettere, ma così, tanto per evitare che magari i ragazzi si facciano i video su un po' spinti, li facciano girare su WhatsApp e poi, oh cavolo, sono diventati virali sulla rete. Però, no?
velocissimamente, perché era venuto fuori anche nell'intervento precedente di Luca, alla fine algoritmi e intelligenza artificiale, sistemi di intelligenza artificiale hanno, diciamo, si basano su dei presupposti, no, fondamentali. Cioè, in primo luogo devono essere deterministici, si diceva anche questa mattina, quindi devono portare a una soluzione semplice, operazioni semplici, lo sappiamo. Sono estremamente eterogenei e quindi da questo punto di vista, se ci fate caso, le applicazioni di intelligenza artificiale, compreso gli algoritmi, riguardano ambiti molto specifici. I giochi, la risoluzione di teoremi matematici, ci sono tutta una serie di applicazioni. Io credo, probabilmente attraverso il digitale arriveremo anche, però lo stato attuale è molto complicato, è difficile che si possa arrivare a sistemi di intelligenza artificiale che gestiscono l'intera complessità, ad esempio, di un processo. Cioè, stiamo parlando sempre di ambiti molto specifici, quindi secondo me lì c'è ancora spazio, chiamiamoli spazi di umanità, insomma ancora c'è lo spazio per l'uomo che gestisce, per l'essere umano, per l'umano che gestisce il tecnologico. E l'altra questione invece che stavate dicendo, la tematica educativa, no? Cioè, secondo me dovremmo provare a uscire appunto da quelle che sono logiche di breve periodo. Noi siamo molto bravi nel gestire le emergenze, io dico sempre guardate come il nostro paese, il modello della protezione civile, gestisce le situazioni di rischio, le catastrofi, i disastri. Facciamo molta fatica a costruire una cultura della responsabilità e della sicurezza. Quando Daniele, ma so assolutamente che sta sulla stessa parte del fronte, parla di educazione digitale, non è un problema appunto solo di educazione tecnica e perfino di consapevolezza. Secondo me, in primo luogo, anzitutto dire anche che non basta educare alla paura dei media e educare alla paura delle reti. Qui c'è un discorso profondo che va fatto di educazione, secondo me, alla responsabilità e alla libertà, non alla paura, che è una cosa molto complicata perché, a mio avviso, significa anche ripensare in chiave relazionale gli stessi concetti di libertà e responsabilità. La libertà e responsabilità presuppongono il noi, non l'io, mentre noi ancora siamo educati a un'idea che è un po' quella anglosassone, no? Della libertà come senso del limite. La mia libertà inizia e finisce. Quindi le sfide educative davvero sono sfide, le sfide dell'epoca che stiamo vivendo. E il rischio è che possano essere viste solo come sfide squisitamente tecniche o comunque tecnologiche. Ma era solamente a completare quello che dicevate, e grazie tra l'altro della... è vero, grazie a te e grazie a voi della pazienza di essere rimasti fino alle 7. Grazie, a presto.